a dir poco deludente. Qualunque sarà l'esito di questa bizzarra crisi di governo, la sostanza purtroppo è destinata a non cambiare. Mancano i progetti, un'idea di futuro, il governo dell'emergenza. Basta riascoltare il discorso pronunciato dal Premier Conte ieri a Montecitorio per rendersene conto. Che fine abbia fatto il Mezzogiorno dall'agenda di governo è un arcano difficile da svelare. L'esecutivo considera il Sud una palla al piede, rivolge le proprie attenzioni sui desiderata dell'asse Lombardo-Veneto. Anche negli interventi dei leader dell'opposizione del tema non vi è traccia. Si potrà anche ottenere la maggioranza al Senato dopo quella incassata alla Camera, ma con gli attuali attori che scaldano i banchi dell'emiciclo, ogni velleità per il futuro appare quanto mai superflua. Il GIP del Tribunale di Lecce ha emesso nelle scorse ore un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 45enne tarantino, in possesso dell'uomo, secondo quanto accertato dalla Polizia Postale di Foggia, ingenti quantità di foto e video a contenuto pedopornografico. Sui dispositivi informatici e telefonici del 45enne è stato rinvenuto materiale che ritraeva minori anche in tenera età in atti sessuali espliciti con adulti, oltre a un link per l'accesso a cartelle a contenuto pedopornografico, la cui fruizione era consentita pubblicamente. Il materiale è stato sequestrato. Denunciato un camionista di 52 anni per aver manomesso il cronotachigrafo del suo mezzo. L'uomo, per falsare i risultati del cronotachigrafo, ha infatti installato all'interno dell'abitacolo della cabina del mezzo un dispositivo elettronico con telecomando che, manovrato all'occorrenza, era in grado di agire direttamente sul sensore del cronotachigrafo, uno stratagemma che gli ha consentito di farlo risultare in pausa mentre era alla guida del camion. Il conducente, di origine siciliana, è stato denunciato dal personale della Polizia Stradale di Taranto durante un controllo. Dovrà pagare una multa di quasi 3.000 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente, con sospensione della stessa da 15 giorni a 3 mesi. Continua a scendere sensibilmente il numero di nuovi contagi da coronavirus in Italia. I dati di ieri ci parlano infatti di 8.824 nuovi casi e 377 decessi. In Puglia riscontrate 403 nuove positività, di cui 18 nel Tarantino e 26 vittime. Sono 285 le persone attualmente positive al Covid ricoverate nei vari presidi dell'area ionica. Nel frattempo continua la campagna di vaccinazione. Sono cominciati infatti i richiami per tutti coloro ai quali era stata somministrata la prima dose. Continua il gennaio a braccia conserte per la squadra del Taranto Calcio. La dirigenza del club di Via Lago di Como ha infatti chiesto il rinvio anche del match casalingo contro il Molfetta, previsto per domenica prossima, in quanto la situazione dei contagiati in squadra non è delle più rosee. Sono ancora infatti 6-7 elementi a essere ancora positivi al Covid-19. Nel frattempo si profila l'ipotesi del 27 gennaio per il recupero di Taranto Fasano.